A tutti i ragazzi YouTube, sono Ange2 e oggi, come vi promisi tempo fa, solo che ogni volta mi dimenticavo di farvi vedere la mia postazione di gioco e co come registro, eccetera. Allora, iniziamo qua che c'è questo televisore Samsung. Potete vedere un monitor full HD al 1080, arriva. Potete vedere qua l'HDMI, mi piace vedere dietro, infatti questo è lo spinotto dell'alimentazione e qua dietro sta la DVI, l'HDMI e qua il coso del computer, l'antenna, la SCART, poi c'è là c'è quella digitale e poi tutti gli altri cavi, insomma. Questa è la PlayStation ovviamente, mi sa che è la Slim questa. Computer, ecco qua, aspettate un attimo. Razzle. Ecco qua, questi sono tutti i programmi, insomma. Per registrare questo, Jazz, eccetera. Io uso Magix potete vedere da qua. Per registrare il video e l'audio della TV. Cioè, ovviamente dalla PlayStation è tutto collegato da dietro, potete vedere quei cavi. Questo è lo spinotto USB per l'acquisizione del video. Ecco qua, non riesco a cliccare, ecco, questo qua è il da qua, diciamo, entra tra virgolette, passa anzi la video audio, il formato video audio. Ecco qua gli spinotti. Purtroppo diciamo che la qualità è PAL, non va in HD. Devo cercare di acquistare l'HD PVR o qualche altro diciamo accessorio che serve per acquisire i giochi in HD. Anche se da PS4 ho saputo che c'è proprio all'interno il video, c'è proprio un game capture, quindi ormai non servirà manco più avere i programmi. Ecco, da qua poi si fa creare un nuovo progetto. Ok, importa, annulla, avanti. E qua poi si vedrà il gioco, solo che adesso è in HD, quindi non si può fare niente. Chiudiamo. Ecco qua. Ok, allora questo poi è il tablet. Ragazzi, hanno detto che col tablet nella PS4, in Battlefield 4, perché io comprerò assolutamente quel gioco. Diciamo che si userà il tablet per il comando, cioè per il comandante, quindi da qua si gestiranno, diciamo, il lanciamento dei missili da una parte all'altra della mappa, eccetera. Qua cuffie da 10 euro scarse, joystick, auricolare, mouse, tastiera ovviamente, qua la presa SCART. Che questa qua è, diciamo, come posso dire, e non esiste in commercio, mi sa, cioè l'abbiamo creata di mio padre, perché infatti tutta sta roba qua non penso che esista. Serve appunto per creare un doppio uscita, potete vedere, cioè da qua, questa qua della PlayStation entra nella TV e dalla TV però passa anche al computer, e poi qua sono tutti i cavi, potete vedere. Ecco qua, vedete qua i cavi, eccetera. Subwoofer. Battlefield 3. E Call of Duty Black Ops 2. Cagata. Figata. È inutile dirlo, ma ormai il titolo di ba da DICE, Battlefield, regna ormai. Ecco qua gli altri giochi. Medal of Honor, Battlefield Bad Company, Uncharted, le due PlayStation card, vabbè, Uncharted, Killzone, Gran Turismo, Black Ops, Modern Warfare 3, Modern Warfare 2, Modern Warfare, Bad Company 2, dove sta Bad Company? Ah, qua, poi a casa di mia zia sta Bad Company 1, e poi GTA 4 anche, perché ragazzi non mi scordate che io ho GTA 4, e poi mi sa che sta un altro gioco ancora che mi sa che è proprio qua dentro, che è Far Cry 3. Se volete
farò, ditemi nei commenti che se volete posso fare anche video sul gameplay di Far Cry 3, anche se ormai è un giochetto un po' lasciato a sé, diciamo, su YouTube. E ragazzi, niente. Quindi, fondamentale, PS3, televisore Full HD. Computer con il programma per l'acquisizione del video, ovviamente modem Vodafone, perché sono passato a Vodafone da Fastweb, più conveniente, la connessione è anche maggiore. Vi faccio vedere uno speed test, ragazzi, facciamo fast fast speed test, eccolo qua. Ovviamente essendo Vodafone pinga un po' di più di Fastweb, perché Fastweb sì, sarà anche la connessione un po' peggiore, perché comunque questa qua è una zona. Cioè, cacchi, guardate dove mi trovo io. Adelfia, provincia di Bari. Siamo abbandonati dal mondo. E la connessione di Fastweb qui non è, cioè, è virtuale. Quindi in realtà Fastweb co compra la connessione dagli altri gestori e poi la vende a noi, insomma. Ecco qua il speed test. Sta scendendo il server migliore dove pinga di meno il mio modem. Ecco, 57 di ping. Cioè, non ci posso credere, ragazzi, arriviamo quasi a 8. Stranissimo, perché roba di tempo fa. Cioè, io ero rimasta che arrivava tipo a 6.10, adesso sono aumentato a 7.85. Ragazzi, io ho la connessione pro. 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 My God. Ah, l'upload 0.53.52. Ma potevi mettere un po' di più, stupido. Ovviamente questa connessione non è affidabile, perché dovete fare queste qua sono megabit al secondo, megabit ho detto, non byte. Quindi infatti bisogna fare questa connessione diviso 8. Quindi dai, è una buona connessione, perché io vado circa 1 MB al secondo di download, di upload ovviamente. Lasciamo perdere che è meglio. Questo speed test. Mi metterò il link in descrizione in caso alcuni non vedono il video fino alla fine. Vabbè, non è quel problema. Comunque, ragazzi, e mettete like se volete al video. Iscrivetevi, commentate se volete vedere video nuovi di Far Cry 3. Ovviamente, commentate. E mettete like anche alla pagina Facebook e alla prossima. Ciao ragazzi!